giovedì 22 sta qua. Le notizie del TG Ora: proseguono serrate le indagini sul duplice omicidio messo a segno due giorni fa in Vico Pergola all'avvocata, a pochi metri dal cosiddetto borgo di Sant'Antonio a Napoli, dove sono rimasti uccisi Edoardo Amoruso e Salvatore Dragonetti, rispettivamente 52 e 44 anni, colpiti a morte nei pressi delle loro abitazioni, in quella terra di mezzo su cui da decenni insistono e coabitano interessi criminali differenti. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di un duplice omicidio per la conquista del racket al borgo di Sant'Antonio, un assalto al cosiddetto cassiere della Camorra, in quella zona chiamata Buvero, che da sempre viene contesa tra le famiglie malavitose di Forcella e il clan Contini del rione Amicizia. Ultime 48 ore per vaccinarsi in base alla prima scadenza per la scuola dell'infanzia, e al rush finale il sistema sanitario campano rivela tutte le sue crepe. Fino a qualche giorno fa sembrava che solo la ASL Napoli 1 fosse in affanno, ma ieri le file infinite hanno riguardato anche la provincia. Dalla ASL Napoli 1 si sa solo che dal 1 settembre a ieri sono state iniettate oltre 5.000 dosi. Ormai diamo i numeri, ammette un medico della Napoli 1, i centri sono pochi rispetto alle esigenze. Avremo bisogno di un potenziamento delle forze in campo e di un incremento dei punti dove sia possibile effettuare le vaccinazioni. Tra l'altro negli ambulatori arrivano anche quelli delle scuole dell'obbligo, che avrebbero tempo fino al 31 ottobre. La testa di un maiale è stata ritrovata nelle scorse ore all'esterno dell'abitazione del vice sindaco di Poggio Marino in provincia di Napoli, Nicola Salvati. Il numero 2 del palazzo comunale di Piazza De Marinis condivide l'appartamento con il padre. Indagano ora i carabinieri della locale stazione. Non si esclude al momento la pista delle intimidazioni. Occorrerà chiarire anche se la testa fosse indirizzata al vice sindaco o al papà del giovane politico, in passato candidato al consiglio comunale. Troppi ritardi nei lavori di Via Marina, il comune di Napoli manda il conto alla ditta per gli sforamenti, quasi 1 milione di euro. A tanto ammonta la richiesta di Palazzo San Giacomo all'asse costiero Scarl per i cantieri che durano ormai da ottobre 2015. Il mega restyling da 21 milioni di euro doveva concludersi in 5 mesi e mezzo, invece di rinvio in rinvio è slittato quasi a 2 anni. Dopo diversi richiami, il municipio partenopeo ha deciso così di far scattare le penali previste dal capitolato d'appalto. Si tratta di 2 sanzioni comminate per ritardi ingiustificati nella consegna dell'opera. E la polizia ferroviaria della stazione di Napoli Centrale ha arrestato un cittadino extracomunitario di nazionalità algerina per furto aggravato. Agenti in abiti civili avevano notato 2 extracomunitari che si aggiravano con fare sospetto tra i viaggiatori e tra i clienti di un bar della stazione di Napoli Centrale. Dopo pochi minuti uno di essi ha afferrato la borsa di un cliente dirigendosi verso l'uscita, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo con la refurtiva mentre il presunto complice si è allontanato. I carabinieri della stazione di Agerola, insieme ai colleghi della stazione forestale di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in via Casanova denunciando per vari reati ambientali 6 persone del posto, i 2 titolari e 4 soci di 2 ditte di Movimento Terra, su un'area privata della superficie di circa 4.000 metri quadrati in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico e a rischio idrogeologico. Avevano illegalmente stoccato e trattato rifiuti speciali. L'area è stata sottoposta a sequestro. Sigilli anche ai mezzi meccanici utilizzati per le attività non autorizzate, comminate svariate sanzioni amministrative. È un pauroso distacco di massi dovuto alle abbondanti piogge delle ore precedenti, si è verificato nella notte sull'isola di Capri. 3 enormi massi sono venuti giù dal costone roccioso in zona Castiglione, finendo la loro corsa contro le abitazioni sottostanti in via Marina Piccola. 2 case sono state seriamente danneggiate, i massi hanno infatti distrutto le rispettive cucine. Nessun ferito tra i residenti, il caso ha voluto infatti che le stanze da letto non venissero interessate dallo smottamento. Le abitazioni sono state sgomberate immediatamente, evacuati a scopo precauzionale anche altri 2 appartamenti ed 1 affittacamere. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la polizia e il sindaco assieme ai responsabili dell'ufficio tecnico. Lo smottamento ha tranciato anche dei cavi elettrici. I finanzieri di Salerno hanno scoperto una vendita illegale di profumi tester non destinati alla commercializzazione. 13.000 confezioni di profumi di note marche recanti la dicitura Demonstration Not For Sale sono state trovate in un deposito di Pagani ed erano destinate ad essere vendute su una bancarella del mercato rionale di Cava dei Tirreni. La merce sequestrata avrebbe fruttato un introito illegale di circa 250.000 euro. Denunciato per ricettazione un uomo di Nocera Inferiore. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora. 2 ottobre.